È iscritto a parlare l'onorevole De Mita, ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa vicenda mi pare che abbia una sua forza emblematica, perché mette in evidenza alcuni segni, alcuni punti deboli che sul piano generale stanno condizionando la lucidità dell'azione del governo e della politica a comprendere quale sia il punto dal quale aggredire il complesso delle questioni che noi abbiamo davanti. Perché mi pare che noi subiamo gli effetti della crisi e le decisioni che assumiamo si muovono in una sorta di logica di sopravvivenza rispetto agli effetti della crisi, ma non abbiamo ancora un'intelligenza della crisi che affronti le questioni nelle sue radici e indichi una prospettiva. E per questo dico subito in premessa che la lunga relazione che ha accompagnato il parere favorevole da parte del governo mi lascia un senso di inquietudine più che di certezza, perché mi è parso che l'elencazione orizzontale dei problemi preludesse più all'incapacità dell'azione piuttosto che a capire come si possa procedere. Invece io ritengo che noi in questa vicenda, perché poi ci aiuta sul piano generale, piuttosto che elencare i problemi dovremmo affrontarli nelle cause e capire che è una revisione dell'approccio che ci porta ad indicare la possibile soluzione. E allora io terrei presente i segni di contraddizione che accompagnano il voto favorevole di tutti, perché tener presente i segni di contraddizione, a mio avviso, ci aiutano a recuperare un'intelligenza della crisi. Il primo segno è l'evidenza del cortocircuito determinato da una critica applicazione di principi astratti senza prospettiva. Muoversi con la logica del taglio senza capire il taglio cosa porta, in realtà può produrre problemi superiori a quelli che possiamo immaginare. E nel trasporto pubblico locale, nella vicenda della Irisbus, questa questione ha una sua esponenzializzazione. Noi abbiamo ridotto i fondi, la riduzione del fondo ha portato al mancato rinnovo dei mezzi pubblici. Il mancato rinnovo dei mezzi pubblici determinerà una sanzione finanziaria da parte della Comunità Europea, alla luce della quale dovremmo rinnovare il parco dei mezzi pubblici, avendo però tolto aziende, avendo lasciato scomparire aziende italiane che dal rinnovo dei parchi pubblici possono determinare un vantaggio. E allora noi da questo punto di vista dovremmo essere accorti a comprendere che cosa determina la riduzione del taglio. L'altro segno è l'assenza di una riflessione seria sui fattori produttivi italiani e su una politica industriale italiana. È vero che il modello fordista è andato in crisi, ma noi non possiamo ragionare, come pure ci ha ricordato ieri il rappresentante della Comunità Europea, nel mantenimento del rapporto al 3% agendo solo su una leva e non anche sul denominatore. Ed è una questione di un equilibrio complicato che non può essere affidata al ragioniere. Far convergere la riduzione del costo con l'aumento della ripresa economica. E una riflessione sui fattori produttivi italiani riguarda anche questa questione. L'assenza di una politica industriale ha messo la Fiat nelle condizioni di non fare i conti con le proprie ipocrisie. Perché dire che si chiude un'azienda in Italia e mantenere la produzione all'estero, sapendo che il mercato non è italiano ma è internazionale, è una profonda ipocrisia. E fino ad oggi i governi non hanno avuto la virilità per mettere la Fiat di fronte alle proprie responsabilità, non in quanto azienda del capitale, ma in quanto soggetto che concorre alla determinazione dei fattori produttivi del nostro Paese. Il terzo è l'incapacità a misurarsi con i nuovi diritti di cittadinanza. La mancata redazione del piano trasporti, con tutto quello che concerne con la garanzia dei livelli minimi delle prestazioni, in realtà su questo terreno, come sulla sanità, come sull'istruzione, ci ha consegnato a una scorciatoia. Noi diciamo che non ci sono le risorse, la riduzione delle risorse porta alla riduzione dei diritti e tutto questo avviene in una benevolente indifferenza.
Noi invece dovremmo comprendere che questo è un punto essenziale. Oggi la pubblica amministrazione si occupa un po' meno della RES e un po' di più del nodo di relazioni delle persone nelle comunità in cui esse vivono. E poi mi consenta di dirlo, anche se vengo da un'esperienza diversa, comprendere oggi come si tutela il diritto al lavoro, che non può essere il cinico e garbato accompagnamento dei lavoratori dalla cassa integrazione poi all'inattività. E questo è un punto che dovremmo aver presente. Allora, io annuncio il voto favorevole del gruppo che rappresento, con l'augurio che si esca dall'ipocrisia. Questa vicenda, specie quella della Irisbus, è stata una vicenda nella quale si è avuto un atteggiamento pudicamente omertoso. Non ha avuto lo stesso rilievo anche dalle rappresentanze sindacali che si è avuto su Termini Imerese o su altro. Si dica la verità e si dica in che modo si può andare avanti. E io colgo l'ampiezza singolare. Non lo so se questo mi lascia preludere bene o se è anche questa una grande ipocrisia, l'ampiezza singolare del consenso di quest'Aula nel voto alla mozione. Io mi auguro che la cogliamo come la sollecitazione a non subire più gli effetti della crisi, ma ad avere un'intelligenza delle sue ragioni. Grazie. La ringrazio.